Buonasera da Fabio Ferri, amici sportivi di Teleiride, bentornati a T-Sport, il nostro consueto appuntamento con l'informazione sportiva per quanto riguarda la provincia di Firenze e la regione toscana. Quest'oggi apriamo parlando ovviamente del campionato di Serie A perché tornano in campo Fiorentina ed Empoli in questo fine settimana e allora grande attesa per la prestazione delle due squadre fiorentine del massimo campionato calcistico. Noi entriamo in tema di Fiorentina, ovviamente in compagnia di Giampaolo Marchini, giornalista della Nazione, che saluto e ringrazio per essere di nuovo tra noi di T-Sport. Ciao Giampaolo. Eccoci qua, buonasera Fabio, buonasera a tutti. Allora Giampaolo, dicevamo, torna la Serie A, per la Fiorentina ovviamente c'è il rumore del mercato che ha turbato tutta la settimana, magari non ha lasciato neanche tanto spazio per concentrarsi, ma allo stesso tempo c'è anche la brutta sconfitta arrivata contro la Lazio lo scorso sabato e allora c'è subito voglia di rifarsi. Beh sì, indubbio è che sia così, la Fiorentina adesso ha bisogno assolutamente di riprendere la sua marcia, quella marcia che l'ha portata a essere prima e seconda in classifica, insomma nelle posizioni di vertice del campionato. Come hai detto tu, quella con la Lazio è stata certamente una brutta sconfitta, soprattutto per come è maturata, con la Fiorentina che ha giocato da Fiorentina soltanto nella seconda parte della partita e la Lazio purtroppo aveva già, come dire, messo le mani sul incontro nel primo tempo. Verissimo che il mercato ha tolto un pochino l'attenzione di tutti quanti noi, questo significa comunque che la squadra forse ha potuto lavorare con la giusta tranquillità per questa partita che è un po' la spartiacque della stagione. Partita contro il Milan in programma alle 20:45 di domenica, quindi Fiorentina che si ritroverà in una condizione anche piuttosto particolare dal punto di vista emotivo perché conoscerà tutti i risultati del resto della Serie A, del resto insomma dobbiamo ricordare come invece proprio il risultato della Fiorentina contro la Lazio sia arrivato in anticipo rispetto ad altri risultati sicuramente importanti dell'ultima giornata di Serie A, non ultimo appunto il risultato dell'Inter sconfitto nell'orario di pranzo di domenica. Tornando alla partita col Milan, che partita ti aspetti? Che gara soprattutto ci dobbiamo attendere in considerazione di un Milan che ha sì passato il turno di Coppa Italia con il Carpi, ma insomma non sembra certo guarito. Sì, ma la Fiorentina deve più che altro pensare a se stessa, perché comunque arriva a questo appuntamento con qualche problema di formazione, con Gonzalo Rodriguez squalificato, con l'assenza di Badel che fino a questo momento insieme a Vecino aveva giocato praticamente 9 partite consecutive, per cui ci sono una serie di motivi dentro la partita, nel senso che bisognerà capire se Giuseppe Rossi sarà il titolare, forse potrebbe essere l'occasione per il definitivo rilancio, oppure la necessità di vedere Pepi invece in un'altra squadra. Secondo me giocherà anche Mario Suarez per davvero presentare una Fiorentina comunque competitiva. È vero che tu hai detto il Milan è in difficoltà perché comunque Mihajlovic è sempre in bilico e mi aspetto sicuramente una partita combattuta, una partita complicata che si deciderà probabilmente proprio per degli episodi come spesso è successo. Direi principalmente per la Fiorentina due dubbi di formazione, ovvero come sostituire Milan Badel a centrocampo e come sostituire Gonzalo Rodriguez in difesa. In molti giornali, in molti quotidiani oggi è stata ipotizzata una linea 3 per la difesa con Tomovic, Astori e ovviamente anche Roncaglia, però insomma c'è anche l'opportunità magari di vedere Alonso nella linea 3 di difesa e magari un po' di spazio per Manuel Pasquale sulla corsia sinistra. Sì, oddio, io credo che più che altro Paolo Sousa deciderà di non cambiare tantissimo il suo assetto, il suo modo di giocare, nel senso che le sostituzioni sono abbastanza già fatte, nel senso che penso appunto a Astori prenderà il posto di Gonzalo Rodriguez, in fondo nella sua carriera Astori lo ha sempre fatto, quello di essere un centrale difensivo. A centrocampo, come ho detto prima, probabilmente toccherà a Mario Suarez. Sono un pochino curioso di capire un po' invece in attacco come si presenterà la Fiorentina, perché se davvero dovesse giocare Pepito Rossi accanto a Kalinic sarebbe una Fiorentina un pochino più offensiva rispetto a come l'abbiamo abituata a vedere. Non escluderei nemmeno il fatto che possa giocare Babacar come punta centrale e Kalinic in appoggio, un po' come era successo nella vittoriosa partita di Verona contro l'Hellas.
Credo che comunque non abbiamo anche fatto delle ipotesi per una difesa a 3 oppure una difesa a 4. Credo che torneremo tranquillamente a avere una Fiorentina a 3 con innesti semplicemente mirati e non uno stravolgimento come invece qualcuno ipotizza. Oggi grande interesse anche all'interno delle pagine del QS, della Nazione, il vostro approfondimento sportivo appunto per quanto riguarda anche il mercato. Allora, una battuta è d'obbligo, visto che insomma questo mese di gennaio, come abbiamo detto, è mosso soprattutto dalle trattative di mercato. Carrillo, uno dei nomi che è stato fatto proprio dal QS, ma anche Teio sembra un giocatore che potrebbe arrivare. Si tratta di un classe 91 proveniente dalla Barcellona, che lo ha girato in prestito in questa stagione al Porto. Insomma, sono questi i nomi che girano intorno alla Fiorentina. Soprattutto sembra che la dirigenza Viola sia molto interessata al campionato portoghese, visto che tante alternative per la squadra di Sousa potrebbero arrivare proprio da là, non ultima ovviamente la trattativa di Lisandro Lopez, difensore argentino del Benfica. Abbiamo titolato anche un po' simpaticamente la Fiorentina alla portoghese, però al di là di questi nomi che tu hai fatto, che sono assolutamente tutti corretti, sono nomi su quali la Fiorentina sta lavorando, principalmente Lisandro Lopez, lo sappiamo ormai da tempo, ma anche su Teglio, che forse è un pochino quello favorito rispetto a Carrillo. Credo anche che bisogna fare attenzione anche sul mercato italiano, perché quest'asse che sta nascendo con il Genoa, al di là delle questioni difensive, potrebbe anche portare a qualche sorpresa in attacco, perché comunque bisogna capire se Pepito Rossi resterà a Firenze oppure andrà proprio alla corte di Gasperini. Ci sono alcuni giocatori che alla Fiorentina piacciono, sono sempre piaciuti, ha cercato di prenderla anche in estate, mi riferisco al difensore francese Di Maio e anche all'argentino Perotti, che sembrava dovesse andare a Roma e invece è tornato un pochino in ballo, anche perché a Roma è cambiato l'allenatore, c'è da capire se davvero Perotti può essere un giocatore che fa il caso di Spalletti. Per cui direi attenzione alle sorprese, se la direzione verso il Portogallo probabilmente è quella più, non dico facile, ma certamente quella che la Fiorentina segue con più insistenza. Ultima battuta, Tino Costa arriva domani, insomma dobbiamo attendere ancora per il centrocampista argentino che arriva proprio su quell'asse Firenze-Genova di cui parlavamo in precedenza. Sì, Tino Costa è un centrocampista secondo me funzionale al gioco di Paolo Sousa, è un giocatore che sicuramente può far comodo, anche perché l'infortunio a Badel è più lungo del previsto e qui servirà un giocatore diciamo già pronto, già con l'esperienza del campionato italiano. Direi che è un acquisto funzionale all'idea di gioco della Fiorentina. Bisogna un pochino aspettare perché lui ha qualche problema fisico, ma insomma credo che sicuramente sarà utile per il proseguo del campionato. Tu aspetti già insomma nelle prossime ore comunque? Sì, direi di sì, anche se credo che poi sarà la giornata di lunedì quella in cui arriveranno magari le conferme o eventualmente i famosi colpi di mercato che un po' tutta la piazza sta aspettando. Benissimo, allora un ringraziamento a Giampaolo Marchini che ci ha aiutato a entrare nel dettaglio della partita di domenica, ore 20:45, ricordiamolo, Fiorentina che andrà a far visita al Milan, allo stadio Meazza in San Siro. Grazie mille a Giampaolo Marchini. Grazie a voi. E dopo aver salutato Giampaolo Marchini che ci ha aiutato appunto a entrare in clima partita, nel clima di Milan-Fiorentina, andiamo a parlare anche di Empoli che se la dovrà vedere con il Chievo nel classico orario delle 3 di domenica. E allora ha parlato proprio nelle ultime ore Croce, centrocampista simbolo dell'Empoli di Maurizio Sarri ed oggi sicuramente valore aggiunto anche nel centrocampo di mister Giampaolo. Noi ripartiamo proprio con le parole di Croce sulla partita contro il Torino, giocata proprio nello scorso weekend, che ha portato altri 3 punti alla banda di Giampaolo. Sì, è vero, siamo stati bravi e in alcuni frangenti anche fortunati, però siamo rimasti sempre in partita con la testa sulle spalle e sappiamo in questo momento che noi il gol lo possiamo trovare da un momento all'altro, quindi se rimaniamo sempre in partita abbiamo la possibilità di vincere in qualsiasi campo, poi vincere aiuta a vincere e quindi speriamo di continuare il più possibile. Poi giocare contro il Torino non è mai facile,
perché è una squadra che ti aspetta molto bassa e che ti marca uomo quasi a tutto campo, quindi è difficile trovare spazi. Io inizio a star bene, quindi sono contento perché sono stato fuori a lungo e quindi sapevo di dover far fatica all'inizio quando sarei rientrato, però fisicamente sto abbastanza bene, quindi sono contento. Parliamo però anche di Empoli in ottica europea, proprio questa è stata una delle domande rivolte a Croce, infatti l'Empoli ha girato alla boa del girone di andata a quota 30 punti, 9 vittorie in questo girone d'andata, e allora è legittimo per la piazza empolese sognare anche qualcosa in più della salvezza, magari la qualificazione all'Europa League. Sentite qual è il pensiero di Croce. Sarebbe qualcosa di speciale, però ora mancano ancora così tante partite che parlare di Europa si rischierebbe solo di concentrarci anche. Concentrarsi, sì, e non rimanere con i piedi per terra, che è stato un fattore che ci ha portato ad essere ora dove siamo. E concludiamo appunto questo ciclo di interventi di Croce a proposito del suo Empoli, ascoltando anche le parole del centrocampista di Giampaolo sulla partita contro il Chievo. Sì, sono due belle realtà di questo campionato, anche il Chievo come noi ha dimostrato che con l'organizzazione, con le idee, con la voglia si può raggiungere risultati che all'inizio nessuno avrebbe pronosticato, quindi sarà una bella partita e non sarà quello scontro salvezza che si aspettava a inizio campionato, ma una partita bella e importante. Queste dunque le parole di Daniele Croce a proposito del prossimo match di campionato dell'Empoli contro il Chievo. Noi adesso lasciamo la pagina dedicata al calcio per tuffarci in quella dedicata al volley femminile, perché sono finite le pause legate agli impegni delle nazionali e alle vacanze di Natale. E allora torna in campo la Serie A1 di pallavolo femminile, tornano in campo la Savino del Bene Volley Scandicci e il Bisonte Firenze. Dopo la pausa natalizia e gli impegni delle nazionali, con il torneo di qualificazione alle Olimpiadi, torna in campo la Serie A1 della pallavolo femminile e con essa tornano a calcare i campi da gioco la Savino del Bene Volley Scandicci e il Bisonte Firenze. Per Scandicci il primo impegno del girone di ritorno sarà sul campo della Unendo Yamamai Bustarsizio. Dalle 17 di domenica al Pala Yamamai sarà nona in classifica contro settima, con la squadra scandiccese impegnata a difendersi dal ritorno delle farfalle di coach Marco Mencarelli. Per la squadra di Massimo Bellano non sono previste grosse novità di formazione, con Rondon confermata al palleggio in diagonale con Emilia Nicolova, Petersen e Loda in banda, Toxoi, Guidetti e Stufi da centrali e Merlo ovviamente come libero. Nelle fila di Bustarsizio invece ancora da capire se nel sestetto standard composto da Aglud al palleggio, Love in posto 2, Papa e Ilmaz in banda, Fondrest e Pisani come centri e Poma come libero, ci sarà spazio per la neo arrivata Helen Rousseau, atterrata nel pianeta Bustarsizio lo scorso 12 gennaio, arrivando dalla Igor Gorgonzola Novara. All'andata, durante il primo turno di campionato, a imporsi fu la Savino del Bene con un netto 3-1. Domenica sicuramente sarà un'altra storia. Un'altra storia dovrà essere anche il girone di ritorno del Bisonte Firenze, che dopo una prima parte di stagione fortemente deficitaria, in cui sono arrivati appena 4 punti e l'ultimo posto in classifica, dovrà affrontare 12 finali per raddrizzare una stagione nata male. Il primo passo della rincorsa alla salvezza sarà quello di domenica alle 18 al Mandela Forum. A Firenze arriverà infatti la quinta forza del campionato, Olio Giovanni Modena, impreziositasi durante il mercato invernale con l'arrivo di Sania Starovic, schiacciatrice serba, classe 83, alta 194 cm e proveniente dal campionato serbo. Ad essersi rinnovata sul mercato però è anche la formazione fiorentina guidata da coach Vannini, che si è rafforzata con l'arrivo di Marta Bechis, palleggiatrice classe 89, proveniente dall'Emoco Volley Conegliano, dove stava trovando poco spazio. Insieme alla palleggiatrice nativa di Torino, a Firenze è sbarcata anche la centrale serba Natasha Krsmanovic, che, ultimata la sua esperienza cinese nelle fila del Beijing Volleyball, ha accettato con grande entusiasmo la destinazione fiorentina, dove avrà il compito di sostituire Nadia Ninkovic, ancora ferma per via della fascite plantare. Per il Bisonte, dunque, parte una nuova avventura, con nuove interpreti, ma lo stesso obiettivo, ovvero conquistare la salvezza.
Non solo il campionato di pallavolo femminile che torna in questo campionato 2016, ma infatti riparte anche l'impegno del campionato di Serie A di rugby. Il campionato di Serie A di rugby che vivrà in questo fine settimana sicuramente un appuntamento importante. Decima giornata della prima fase di questa stagione, decima giornata e ultima giornata, e dunque arriveranno i primi verdetti per quanto riguarda anche le squadre toscane. Allora stiamo a vedere, seguiamo anche attraverso il prossimo servizio, quali saranno gli impegni del fine settimana dei Medicei e del Prato Sesto Rugby per capire quale sarà il loro futuro nella seconda parte di stagione. Dopo 28 giorni e un'attesa spasmodica, torna questo weekend la Serie A di rugby, che nella giornata di domenica vedrà concludersi la prima parte di stagione. Il 17 gennaio, infatti, le squadre del secondo livello rugbistico italiano scenderanno in campo per la decima e ultima giornata dei gironi di qualificazione. Uno snodo fondamentale anche per la stagione delle due squadre toscane impegnate in Serie A. Al termine di questa prima fase, infatti, le squadre che saranno nelle prime tre posizioni dei quattro gironi di Serie A accederanno a uno dei due gironi della pool promozione, dove non rischieranno più la retrocessione e anzi potranno competere per il salto nel campionato di eccellenza, mentre le squadre piazzatesi dal quarto posto in giù faranno parte di uno dei due gironi della pool retrocessione, dove combatteranno per evitare di scivolare in Serie B. Ad oggi l'Unione Rugby Prato Sesto e i Medicei sono entrambi secondi nei loro gironi. Nel raggruppamento 1, infatti, i Prato Sestesi si trovano a quota 28 punti, con una lunghezza di ritardo dalla capolista Union Rugby Brescia e due di vantaggio sull'Accademia Nazionale Ivan Francescato, terza forza del girone. Domenica 17, a partire dalle 14.30, il Prato Sesto dovrà dunque difendere la seconda posizione sul terreno amico del campo di Iolo. Avversario di turno il Proreco Rugby, che quarto in classifica con 25 punti e ha ancora qualche possibilità di strappare un pass per la pool promozione. Il duo di allenatori formato da Otagno e Wakarua ha le idee chiare. Dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo e sappiamo fare, commenta il tecnico dei tre quarti. Prendere sempre le decisioni che sono meglio per la squadra, non per i singoli. La consistenza è fondamentale per la nostra crescita, sia come individui che come gruppo. Sarà un weekend emozionante per il nostro girone. Wakarua ha poi aggiunto: quattro squadre lottano per i tre posti a disposizione. Noi siamo tra queste quattro e se giochiamo come sappiamo, alla fine potremo fare i conti definitivi di questa prima parte di stagione e valutare il valore della nostra squadra. Se il Prato Sesto dovrà lottare con Proreco, con cui peraltro all'andata arrivò una sconfitta 46-5, e dare un occhio allo scontro tra Accademia Nazionale Ivan Francescato e Junior Rugby Brescia, i Medicei invece possono dirsi più tranquilli, perché una delibera del giudice sportivo arrivata a fine dicembre ha penalizzato la Primavera Roma e di fatto dato la certezza matematica alla squadra fiorentina di ingresso alla promozione. La penalizzazione deriva dall'inserimento in lista gara del giocatore Marchigiani, che risultava interdetto per squalifica fino al 23 dicembre 2015. La Primavera è stata così dichiarata perdente con il risultato di 0-20 nella partita che la vedeva opposta al CUS Roma Rugby e dunque è stata punita con una multa e una penalizzazione di 4 punti in classifica. Giochi fatti quindi nel girone 4 della Serie A. Ad una giornata dalla fine della prima fase del campionato passano alla pool promozione le prime tre classificate del girone. Insieme alla Toscana Aeroporti i Medicei accedono quindi matematicamente l'Unione Rugby Capitolina e il Gran Sasso Rugby. Di conseguenza sarà pool retrocessione per Primavera Rugby, CUS Perugia e CUS Roma. Nell'ultimo turno del girone 4 comunque i Medicei dovranno farsi valere sul campo del Gran Sasso Rugby, terza forza del girone e quindi probabile rivale dei fiorentini anche nella prossima fase della stagione di Serie A. Per coach Presutti e i suoi ragazzi dunque nessun rilassamento, il domani va costruito nel presente. E dopo questa pagina dedicata al rugby di Serie A andiamo a parlare anche di basket, in particolar modo del campionato di Serie B, perché nel girone B milita la Fiorentina Basket di coach Salieri, una squadra impegnata proprio domani alle 21.15 nella gara contro Alto Sebino. Allora siamo in collegamento telefonico con Roberto Vinciguerra, addetto stampa proprio della società Fiorentina di Basket. E allora innanzitutto bentornato Roberto all'interno dello spazio di T-Sport. Grazie a voi e buon anno sportivo a tutti. Eh sì, perché ci sentiamo per la prima volta nel 2016 e allora insomma necessario anche un riepilogo delle puntate precedenti per chi insomma cominciasse oggi a seguire la Fiorentina Basket. Cosa racconteresti, Roberto, del 2015 viola della Pallaspicchi? Racconterei, ovvero chiamiamolo girone d'andata, perché poi alla fine
il 6 gennaio per la Befana, la Fiorentina ha cominciato il girone di ritorno a Padova, purtroppo non nel migliore dei modi, proprio contro Padova l'aveva cominciato invece nel migliore dei modi il campionato, facendo un'analisi del girone d'andata, cosa che ha già fatto comunque coach Salieri, abbastanza positivo considerato che, come abbiamo detto, questa squadra è arrivata, si è affacciata al mercato quando praticamente tutte le altre squadre erano già al completo, è riuscita attraverso il lavoro di Antonio Fagotti e gli altri dirigenti della squadra a mettere insieme un roster di tutto rispetto, considerato che è riuscito comunque a conquistare 5 vittorie molto importanti, tra l'altro di scontri diretti contro Mortara, Moncalieri, la stessa San Giorgese, poi vabbè, oltre alla vittoria contro Padova la prima giornata, chiamiamolo il bijou di Crema, dove contro la terza in classifica la Fiorentina è riuscita ad espugnare il Pala Cremonesi con un 83-60 di sapore mitico, ecco. Purtroppo da quella vittoria la Fiorentina ha annellato 3 brutte sconfitte, c'è da dire questo, visto che tu mi hai detto in poche parole cosa potremmo dire di questa prima parte di stagione della Fiorentina. Salieri è riuscito a fare magie con una squadra praticamente sempre, ovvero mai al completo, sempre con qualche defezione, infortuni e squalifiche. Siamo stati anche attanagliati un po' dalla sfortuna e domani, proprio contro la Vivigas Alto Sebino, mancherà, quasi per ironia della sorte, come dire, in una sorta di incrocio di sfortuna, qualificato Jacopo Valentini, uno dei punti di forza tra coloro che sono arrivati a campionato iniziato, che è qualificato ma è anche infortunato. Da un certo punto di vista, Fabio, potremmo dire meglio così, tanto non l'avremmo potuto schierare. Ecco, guardiamo il lato positivo. Comunque sia, i ragazzi che scenderanno sul parquet di San Marcellino domani sera alle 21:15 ce la metteranno tutta, anche perché hanno dimostrato, ad esempio, proprio loro nel secondo tempo di Crema, nella gara di Crema vinta 80-63, di riuscire a mettere in campo una grande qualità, visto che Jacopo si era infortunato nel corso del primo tempo. Ecco, anche senza Valentini potremmo dire ce la possiamo fare. Domani sera arriva questa squadra bergamasca di Costa Volpino, in classifica ci precede di 4 punti, la Fiorentina in questo momento si trova al quintultimo posto, ovvero l'ultimo posto, ovvero il primo, dipende da che parte lo vogliamo vedere, il primo posto che purtroppo fa scivolare la squadra al play-out. 4 squadre dalla quintultimo posto al penultimo posto disputeranno i play-out, che poi daranno luogo ad altre 2 retrocessioni oltre quella diretta dell'ultima in classifica. L'obiettivo della società era all'inizio della stagione e in tutta la prima parte del campionato quella di evitare assolutamente l'ultimo posto e poi piano piano cercare la migliore posizione nella griglia del play-out, eventualmente per giocare in casa la famosa bella in caso di quinta gara. Ecco, tu Fabio, uomo di sport, saprai bene quanto è importante rispettare questa sorta di obiettivi che si dà una società all'inizio della stagione. Coach Salieri ha detto più volte che la soglia salvezza è di 24 punti, la Fiorentina ha terminato il girone d'andata con 12 punti, praticamente potremmo dire di essere 2 punti sotto il par, usando un termine golfistico. Chissà, magari il giorno di ritorno, visto che la squadra è un pochino più completa sotto certi aspetti, anche se purtroppo sempre con qualche defezione, potremmo ottenere quei due punti in più rispetto al girone d'andata, anche se, ripetiamolo per l'ennesima volta, è uno dei gironi più difficili della Serie B, e ricordiamo che se la Fiorentina si trova a giocare contro armate come Udine, come Ordinuovi, la stessa Crema, è perché, avendo acquisito il titolo sportivo di Montichiari, deve disputare per forza il primo anno il campionato in questa, nella zona, chiamiamola nord-est. Ecco.
Roberto, ti fermo, ti ringrazio e ti saluto perché siamo davvero in conclusione dei T-Sport. Dunque un ringraziamento a Roberto Vinciguerra per questa approfondita pagina dedicata al basket. Ci ritroveremo anche con lui per parlare ancora di Fiorentina Basket. Io vi ricordo solo una cosa in chiusura, si parla di Fiorentina Femminile, la Fiorentina Femminile del calcio giocherà alle 14.30 di domani, non a San Marcellino ma al campo sportivo del Porta Romana, ovvero nella casa ex della Rondinella in via Ximenez, dunque al campo delle due strade. Con questo si conclude l'appuntamento dedicato a T-Sport. Io non posso fare altro che salutarvi e darvi appuntamento a lunedì, quando torneremo con una ricca pagina di informazione sportiva.